Salve ragazzi, rieccomi qua. Stavolta si ritorna a parlare di scienza. Voglio parlare di un'importante scoperta scientifica sui dinosauri, in particolare sul più grande teropode mai esistito, lo Spinosaurus. Questo è il carnivoro terrestre, o così si credeva, più grande mai esistito, essendo più grande di molti altri dinosauri carnivori, come il Giganotosauro ed il celebre T-Rex. Questa scoperta cambia completamente il modo di vedere i dinosauri. Infatti, in un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Nature, dei ricercatori espongono la loro scoperta che conferma che questo dinosauro fosse un predatore semiacquatico. Scoperto per la prima volta nel 1915 ed è venuto celebre per la sua vela sulla schiena, si è guadagnato la sua fama con il tempo di super predatore assassino. Il Jurassic Park 3 uccide persino il T-Rex e nel documentario Mega Beast viene esageratamente raffigurato come una macchina di morte inarrestabile che dominava il suo habitat come un invincibile predatore assassino. Ricordo ancora quando lo guardai su Focus anni fa. Con il tempo però si sono fatte molte scoperte e si è ipotizzato che non fosse un predatore attivo che uccideva grandi prede come i sauropodi, ma che fosse semiacquatico e che aspettava grossi pesci che gli si avvicinavano sulla riva in modo che lui potesse catturarli. Già nel 2014 uno studio esprimeva questa possibilità. Infatti sono stati descritti adattamenti per uno stile di vita semiacquatico, come una diversa posizione delle narici, un centro di massa corporea anteriore rispetto all'articolazione del ginocchio e, a differenza dei teropodi terrestri, la cintura pelvica era ridimensionata, gli arti posteriori erano corti e tutte le ossa degli arti sono solide, senza una cavità midollare aperta, per il controllo dell'assetto dell'acqua. Un altro studio del 2018 però ha confutato il fatto che lo spinosauro potesse nuotare. Ricreando al computer modelli di spinosauro, di altri dinosauri teropodi, di alligatori e di pinguini imperatore per testarne la galleggiabilità e le abilità di nuoto, lo studio ha sostenuto che il suo centro di massa si trovasse in realtà in una posizione diversa, vicino ai fianchi, e ciò gli permetterebbe di camminare perfettamente sulla terraferma, e che fosse comunque capace di galleggiare sulla superficie con la testa fuori dall'acqua, cosa che comunque anche gli altri dinosauri teropodi sapevano fare, che tutti i tetrapodi sanno fare, che persino noi umani sappiamo fare senza alcun aiuto, e che la sua densità corporea non gli permetterebbe dunque di immergersi completamente sott'acqua. E inoltre, confrontandolo con il modello al computer dell'alligatore, a differenza di quest'ultimo, lo spinosauro si sarebbe ribaltato più facilmente in acqua e avrebbe dovuto usare i suoi arti costantemente per mantenere la sua stabilità. Ciò non escludeva uno stile di vita semiacquatico, con una dieta a base di grossi pesci. Infatti poteva sempre catturare pesci sulla riva o nell'acqua bassa, rimanendo comunque un animale terrestre senza dover nuotare. Ma quest'anno finalmente è stata presentata una prova innegabile sul fatto che questo animale preistorico potesse nuotare. Il ritrovamento della sua coda. Finora erano state trovate solo alcune sezioni della coda, ma nessun reperto completo. Nuovi ritrovamenti fossili di Spinosauro hanno permesso di fare luce sullo stile di vita di questo antico predatore. La nuova coda, dalla forma inaspettata e unica, è costituita da spine neurali estremamente alte e chevron allungati, che formano un organo grande e flessibile a forma di pinna, in grado di spingere l'acqua lateralmente con forza. Ipotizzando che questa coda gli permettesse di nuotare, un team di ricercatori l'ha confrontata con quella di due specie di dinosauri teropodi, con quella del coccodrillo del Nilo e con quella del tritone crestato. Per valutare le prestazioni della coda e fare il confronto, è stato creato un modello flessibile che è stato collegato a un sistema robotico che imita i movimenti del nuoto. Si è scoperto che lo spinosauro aveva una coda che generava una spinta 8 volte maggiore rispetto ai suoi parenti terrestri che abitavano la Terra ed era 2,6 volte più efficiente. La squadra di ricercatori ha concluso che la coda deve essere stata usata per spingere l'animale attraverso l'acqua e probabilmente ciò gli ha impedito di rotolarsi su un fianco mentre galleggiava. L'idea che i dinosauri vivessero in acqua era già stata espressa più di un secolo fa, visto che si pensava che i giganteschi sauropodi non potessero sopportare il loro peso sulla terraferma, ma che per riuscire a sostenerlo dovessero vivere in acqua. Ai nostri giorni sappiamo che questi dinosauri erano più che in grado di vivere sulla terraferma, nonostante la loro mole impressionante. Questa scoperta cambia completamente il modo di vedere i dinosauri, considerati finora come animali completamente terrestri.
Gli unici dinosauri conosciuti che si siano specializzati a vivere nell'acqua erano questi. Niente mostri marini, ma carni e coccolosi. A mio avviso, se lo spinosauro fosse sopravvissuto, avrebbe potuto evolversi fino a diventare un predatore completamente acquatico. La transizione dalla terra all'acqua è già accaduta tra i tetrapodi amnioti. L'esempio per eccellenza sono le balene, ma anche le tartarughe marine, i pinnipedi. E lo stesso sarebbe stato interessante se fosse successo anche con i dinosauri. In tal caso nessuno avrebbe potuto fermare questo predatore marocchino, il peggior incubo di Salvini, altro che quelli sui barconi. L'ambiente in cui lo spinosauro viveva 100 milioni di anni fa pullulava di numerosi terrificanti predatori oltre a lui. Una recente ricerca ha analizzato i vari ritrovamenti fossili della zona, la formazione geologica Kem Kem, rivelando che l'area ospitava un vasto sistema fluviale pieno di molte specie diverse, di animali acquatici e terrestri. Oltre allo spinosauro, erano presenti altri terrificanti teropodi, pterosauri e coccodrilli, e senza dubbio si trattava il posto più pericoloso nella storia della Terra, come hanno espresso i ricercatori dello studio, perfetto per un mostro acquatico come lo spinosauro. Nell'acqua erano presenti celacanti 4-5 volte più grandi di quelli odierni, squali d'acqua dolce con un rostro irto di denti e anche pesci polmonati. L'abbondanza di pesci d'acqua dolce giganti permetteva di alimentare giganteschi predatori piscivori. Spero vi sia piaciuto questo video sulla scoperta sullo spinosauro. In tal caso mettete like e iscrivetevi, cliccate sulla campanellina delle notifiche e condividete. Ci rivediamo la prossima volta con un altro video. Ciao ciao!